Ciao a tutti amici di XMardware.com e bentornati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il Logitech G303 Daedalus Apex, evoluzione del precedente modello G302. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo la solida grafica caratteristica dei prodotti della serie gaming di Logitech, quindi un'immagine stativa del modello del prodotto, caratteristiche riportate in diverse lingue e a entrambi i lati della confezione. All'interno troveremo due foglietti illustrativi circa la garanzia e informazioni riguardo il prodotto e ovviamente il mouse stesso. Come possiamo vedere, la forma, le dimensioni sono medesime del Logitech G302. Qualche miglioramento è stato fatto lato illuminazione e lato sensore. I materiali sono bene o male gli stessi, anche se nel G303, ovvero questo, è stata adottata una superficie leggermente più opaca e soggetta più facilmente ad impronte. La parte superiore è caratterizzata dal logo della Logitech, che potrà essere retroilluminato con un LED, una retroilluminazione RGB. Il LED è posto all'interno della scocca del mouse. Ovviamente, oltre al logo della serie Logitech, si potranno retroilluminare anche i fianchi posteriori del mouse. Tornando alla parte superiore, troviamo anche il tasto per lo switch dei DPI, che è possibile portare da un minimo di 200 ad un massimo di 12.000 in 5 step divisi, che potranno essere anche disattivate e quindi magari tenere soltanto un singolo step preimpostabile, magari a 200, 300, 800, 1200 e così via DPI. Presente anche il classico scroll di tipo cliccabile. Questa volta non troviamo le classiche tacchette che ci permetteranno di magari avere una cognizione più decisa di uno switch dell'arma o comunque dello scroll, ma troviamo una superficie completamente liscia, anche se rivestita di una leggera superficie in gomma per migliorare sicuramente il grip. Il grip è stato pensato anche per i tasti principali, che sono dotati di una scanalatura centrale e quindi avremo un click più deciso anche eventualmente quando le dita inizieranno a sudare. Passando ai lati, il lato sinistro è caratterizzato da una superficie opaca, come anche la parte superiore nella parte anteriore, mentre in quella posteriore troviamo questa finitura lucida con all'interno una texture esagonale anidrotapa, che ci permetterà di proiettare l'illuminazione del LED in modo molto più omogeneo e con un particolare effetto. Ovviamente sono presenti due tasti principali che potranno essere assegnati in gioco di diverse applicazioni a seconda delle necessità. Nel lato destro non sono presenti altri tasti, ma ovviamente la superficie è la medesima del lato sinistro. Capovolgendo il mouse, troviamo dei mouse fit di ridotte dimensioni, fatta eccezione per quello superiore e quello inferiore, e al centro troviamo il sensore, che in questo caso è un PWM3366 ed è stato implementato anche la tecnologia Delta Zero di Logitech, molto famoso sui precedenti mouse, per migliorare ulteriormente le caratteristiche. Come abbiamo detto, il sensore ci permetterà di portare DPI a un massimo di 12.000 e a differenza del modello G302 è stato sostituito appunto col PWM3366, mentre nel G302 era presente un AM010, che per alcuni è considerato leggermente più performante, però ovviamente anche questo qui è molto performante, lo vedremo sicuramente nel corso dei nostri test classici. La parte frontale del mouse, come possiamo vedere, rappresenta un'ergonomia perfetta di ambedue i lati. Il mouse ovviamente è fatto per coloro che adottano una presa claw grip, vista le dimensioni ed il peso del mouse, e quindi non adatta a coloro che hanno una presa palmo oppure fingertip. Il cavo USB è come sempre rivestito in treccia di tessuto, come possiamo vedere, ed ovviamente il connettore non è placcato in oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque ad ulteriori immagini e alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto a tutto lo staff.